Beh, innanzitutto va detto che i parafrenieri erano, facevano parte della grande corte del Papa e avevano come compito questi personaggi di delle scuderie del Vaticano. Si occupavano di cavalli, dei finimenti, e delle carrozze, tutto ciò che aveva a che fare con cavalli e carrozze del pontefice. Pensate che era un corpo, possiamo dire, della corte del Papa attestato già nel X secolo d.C., quindi siamo intorno al 900 d.C., quindi antichissimo. Venivano chiamati appunto i parafrenieri. Custodivano il cavallo, ma soprattutto custodivano la famosa mula bianca, la mula bianca. La mula bianca, famosissima, perché era quella che per secoli aveva il compito di portare il Papa, dopo l'elezione, dopo il conclave, di portarlo dai palazzi vaticani fino in San Giovanni Laterano, dove voi sapete che San Giovanni Laterano è la cattedra di Pietro, non è San Pietro. Quindi aveva il compito di fare, diciamo, la prima uscita ufficiale di investitura, di incardinamento, possiamo dire, del Papa, e lui montava sulla mula bianca il Papa e pian piano poi veniva condotto. Quindi condurre la mula bianca era un onore. Tra l'altro si pensa che questi parafrenieri avessero ricevuto nel corso dei secoli dei privilegi potentissimi, erano diventati potentissimi questi, no? E quindi veramente è un corpo, diciamo, della corte veramente importante. A me può fare un po' sorridere una cosa. Comunque, nel 1378 i palafrenieri si costituiscono in confraterna, in arciconfraternita, detta di Sant'Anna. Quindi si uniscono in confraternita, hanno una cappella in Vaticano, poi si fanno costruire una bella chiesa, la chiesa di Sant'Anna, vicino a San Pietro. Man mano, in realtà, quei secoli poi vanno scemando ovviamente anche i privilegi per loro, per i nipoti, perché tutti poi godevano dei privilegi ovviamente. La storia è sempre la stessa. E poi non è più stata, diciamo, smantellata come confraternita, perché esiste ancora oggi l'arciconfraternita di Sant'Anna, quindi ancora oggi c'è. Non si occupano più della mula bianca e neanche delle carrozze, ma si occupano sempre dei movimenti del Papa. Ecco, no? E con un'altra così nota di colore, questa mula bianca veniva donata, era un regalo che veniva fatto dal re di Sicilia al Papa appena eletto. Poi questa usanza cessa nel 1769, quando Clemente XIV vola dalla mula bianca e quindi hanno pensato bene di chiudere questa mula in questo corteo dove tutti cominciano a applaudire. Probabilmente si è spaventata, ha dato il giro, e ha dato il giro anche il Papa, e quindi hanno pensato di finirla. Poi c'è stata la cattività avignonese, di ritorno l'hanno sostituita a cavallo, poi dopo il cavallo, con la breccia di Porta Pia del 1870, è stata sostituita, bloccata ancora per un po', e poi adesso abbiamo sempre questo corteo, però in auto, quindi si passa dalla mula alla berlina. Questo tanto per dire un po' chi erano i palafrenieri, ecco. Mi sembrava giusto dare due dritte. La nostra opera è un'opera importante, un'opera bellissima, grande, molto, molto grande, misura quasi 3 metri di altezza per 2,10 di lunghezza. Oggi è conservata alla Galleria Borghese, poi vedremo perché è finita nella Galleria Borghese a Roma.
L'opera viene commissionata proprio dalla confraternita, cioè la confraternita a un certo punto ha detto abbiamo bisogno nel no, per il nostro altare in San Pietro, tra l'altro tenete conto che abbiamo il San Pietro nuovo, cioè in costruzione, il San Pietro nuovo è quello che odierno, quello che vediamo oggi, e la commissione a Caravaggio arriva il 31 ottobre del 1605, quindi per Caravaggio questa commissione dovette essere veramente, possiamo dire, l'apice della sua carriera, perché un suo quadro nel luogo più caro alla cristianità, cioè avere un quadro in San Pietro per il Caravaggio deve essere stato veramente, lui che era, non era, ci teneva, diciamo, al proprio pregio, avere un quadro esposto in San Pietro era veramente in un plus ultra. Non viene pagato tantissimo, viene pagato 70 scudi, molto sotto a quello che poteva essere pagato, e i critici dicono che ormai Caravaggio stava conoscendo un po', la sua fama era un po' in discesa, ecco, quindi anche non era più, diciamo, valutato come all'inizio. Vi ricordate quel quadro che hanno addirittura cambiato il nome perché Gherardo delle Notte tirava di più e avessero dovuto rivenderlo, si guadagnano di più, no? Quindi è veramente un'epoca di declino del Caravaggio. Fu consegnato, comunque lui fa in fretta perché nell'aprile dell'anno dopo, l'8 aprile, Caravaggio consegna alla confraternita di Sant'Anna questo quadro splendido. Cosa rappresenta? Rappresenta una, viene chiamata la Trinità domestica, Maria, il bambino e la madre di Maria, Sant'Anna, appunto, non poteva mancare. I due personaggi molto uniti sono Maria e il bambino, a destra staccata e anche in ombra Sant'Anna. Un gioco di luci perché abbiamo due fonti di luce, una proveniente da sinistra, che colpisce appunto tutta la parte sinistra della scena, e poi una invece che cade perpendicolare. E questo gioco di luce aiuta soprattutto per i volumi. Vi ricordate che si pensa che Caravaggio lavorasse in studio con più luci provenienti da posti diversi, no? Che aveva addirittura bucato una stanza per permettere alla luce del sole di entrare. Si è beccato la denuncia anche dell'affittacamere perché dice tu non puoi bucarmi la casa così per i tuoi quadri. La presenza di Sant'Anna in un'opera sacra era classico, la Sant'Anna compariva spesso, anche prima della Nerisi, si ricorda ad esempio il dipinto di Leonardo, oggi al Louvre, vedete Maria che gioca con il bambino, ma dietro c'è Guardinga, la madre Anna. Oppure la tavola del Masaccio, abbiamo un'altra conservata agli Uffizi, e quest'altra Sant'Anna molto severa, molto scura anche in volto. Però ancora una volta il Caravaggio interpreta la scena in maniera del tutto originale. Non più in forma piramidale, non è più la Trinità domestica, ma abbiamo appunto questi diciamo spazi diversi, perché diversa è la competenza. A sinistra abbiamo detto il gioco della famiglia, Maria con bambino, ma in realtà Sant'Anna separata, e poi vedremo che ha un motivo. Il nostro quadro è di formazione lombarda perché Roberto Longhi, il grande scopritore in Italia del Caravaggio, disse che probabilmente il Caravaggio deve aver contemplato un grande quadro a Milano dipinto dal Figino, rappresentante proprio la medesima scena. Vedete? Sicuramente il Caravaggio deve aver contemplato questa scena perché è proprio... è lo stesso, c'è il serpente, il piede sul piede, e Maria che la trattiene. Ecco, quindi Caravaggio reinterpreta, ma si guarda intorno, vi ricordate prima, no? Quella figura della statua, della stampa, adesso il Figino. Ma andiamo in profondità, perché? Perché non è soltanto un bel quadro, un quadro familiare, qui dietro c'è una portata teologica che è impressionante, che a noi può far sorridere perché sembra una questione di lana caprina, ma in realtà la cosa è molto seria.
Siamo in epoca di controriforma. Abbiamo la grande, terribile diatriba tra mondo protestante e mondo cattolico. Allora, bisogna partire da un brano di Genesi, Genesi 3,15. La scrittura dice: io, Dio, porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le sedierai il calcagno. Ora, il problema che nasce tra cattolici e protestanti è questo. Chi è questa ti schiaccerà la testa? Cioè, stando al testo, scusate le parole, stando al brano di Genesi, questa può essere sia Eva, ma sia la stirpe, no? Dice: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa. Ora, bisogna fare un passo avanti. Ovviamente Eva, nel contesto evangelico, rappresenta e Maria, e la Chiesa, la nuova Eva. Allora la domanda è questa: chi è che schiaccia il serpente, il male? Maria o la sua stirpe, cioè Gesù? Chi è? E lì ci sono lotte micidiali, perché i protestanti dicono: ma non può essere Maria a schiacciare la testa del male, è l'unico Redentore, è Cristo, è lui che ha vinto il male. I cattolici dicono: no, è Maria che schiaccia il serpente, sì, con l'ausilio del Cristo, ma è la Chiesa, è lui, è lei. E allora tutto questo grande... Allora Caravaggio è stato assoldato ovviamente dalla Chiesa Cattolica, ha dovuto presentare quello che la Chiesa crede. Infatti il piede sulla testa del serpente, sul mare, è di Maria e sopra c'è il piedino di Gesù. Quindi veramente le cose sembrano un po'... per noi fanno un po' sorridere, ma veramente in quel periodo erano veramente cose molto grosse. Pio V nel 1596 proclama, fa uscire una bolla pontificia che proclamava proprio questa verità e scrive: per lei Maria dal suo seme ha schiacciato la testa del serpente torto e ha distrutto tutte le eresie da solo, e dal frutto benedetta del suo grembo un mondo condannato dall'autunno di nostro primo genitore ha salvato. Da lei senza mano umana quella pietra tagliata era che colpì da legno verso avanti le acque abbondantemente influenti delle grazie. Cioè, non si capisce niente, ma il contesto, l'idea è proprio questa. Ma a noi interessa, al di là di questi contesti teologici, interessa il quadro. Abbiamo visto i personaggi, ma c'è anche il serpente. Il serpente si contorce in spire spezzate, vedete, tutto è spezzato, no? Si contorce, a un certo punto è spezzato, ma se voi guardate il bambino con le dita del braccio sinistro, sta con il medio e il pollice disegnando un cerchio perfetto. Allora sotto c'è il serpente che potrebbe, se fosse unito, descrivere un cerchio perfetto, no? Pensate, molte religioni hanno un serpente che si è morto la coda, che è proprio il cerchio perfetto della continuità. Qui il bambino dice: no, non può essere il male la perfezione, è solo il bene, sono io la perfezione, il bene massimo, quindi descrive con le dita il cerchio. Anche i colori sono importanti. Maria ha un bel rosso, il colore, abbiamo detto, della divinità. Poi Dürer riprenderà poco dopo la Maria con la stessa scena con con Sant'Anna, bruttina tra l'altro dietro, ma i colori li riprende proprio dal Caravaggio. Più tardi Guido Reni rappresenterà
hanno, dico ancora una cosa sulle mani, se è importante. Guardate le mani di Sant'Anna. Le mani di Sant'Anna, questa figura bronzea, questa statuaria che sta alla destra, poi vediamo perché, ha questo atteggiamento di mani che noi abbiamo già incontrato nei quadri di Caravaggio. Vi ricordate? Erano le mani del Cristo, guardate, nella cattura dell'orto. Da parte di Giuda, del soldato, è Giuda che lo sta baciando. Gesù ha le mani in questo atteggiamento. E noi abbiamo detto che sicuramente il Caravaggio aveva studiato su dei manuali di pittura dove questo atteggiamento delle mani voleva dire proprio tristezza, tristezza. Quindi è anche una donna che, diciamo, Sant'Anna, preoccupata. Angosciata di quello che potrà essere il futuro della figlia, ma soprattutto del bambino. Quindi dice: ma dove la porterà questo lottare contro il serpente? Ecco. Quindi vedete che c'è tutto questo gioco di particolari importanti. Più tardi Guido Reni, nella Pietà dei mendicanti, rappresenterà Maria, vedete in alto c'è Maria, con lo stesso atteggiamento delle mani. Quindi sono atteggiamenti, sono particolari che hanno fatto scuola e si rimandano dall'uno all'altro. Beh, fin qui il contenuto teologico dell'opera. Se voi leggete, ve la risparmio, ma la bolla della bolla di definizione del dogma dell'Immacolata Concezione, tra l'altro voi sapete che è recentissima, è del 1854 la definizione dogmatica della Concezione di Maria, dell'Immacolata Concezione. Se voi leggete il testo, sembra proprio la descrizione dell'opera di Caravaggio. Quindi teologicamente Caravaggio qui non ha sbagliato nulla, tutto è perfetto, probabilmente anche per tutte le indicazioni di chi gli sta accanto, la Chiesa, tutte queste. Perché dico questo? Perché le cose sono andate un po' male per quest'opera. Il male, nel senso che vi do una cronologia. 8 aprile 1606, Caravaggio consegna all'arciconfraternita di Sant'Anna il quadro, il dipinto è pronto. Tra l'altro, scrive, è l'unica scrittura del Caravaggio che abbiamo. Lui scrive di suo pugno: io, Michelangelo da Caravaggio, sono contento e satisfatto del quadro che io ho dipinto alla compagnia di Sant'Anna. In fede ho scritto e sottoscritto questa il D 8 aprile 1606, l'unica annotazione che abbiamo di pugno del Caravaggio. Quindi lui contentissimo, il suo quadro sarà in San Pietro, ha seguito pedissequamente tutta la teologia, non c'è nulla da dire. 14 aprile il quadro fu appeso, quindi l'8 aprile consegnato, il 14 il quadro fu esposto nella confraternita, tutti contenti. Abbiamo anche l'attestazione che viene pagato, le cronache dicono, i registri dicono che è stato pagato uno scudo anche al falegname, quindi tutto attestato. 16 aprile, 2 giorni dopo, il dipinto viene rimosso. Rimosso da San Pietro e portato nella chiesa di Sant'Anna. Questo il 16 aprile. Ma non è finita lì, perché pochissimo tempo dopo viene spostato anche da Sant'Anna, viene tolta pochissimi giorni dopo, anche da Sant'Anna. Come mai? Allora, bisogna fare una differenza. Allora, cerchiamo le motivazioni per cui è stata rimossa da San Pietro e poi cerchiamo le motivazioni per cui pochissimo tempo dopo è stata rimossa anche da Sant'Anna.
Voi pensate lo smacco psicologico per il Caravaggio, cioè aveva fatto un'opera d'arte finalmente dal centro della cristianità e dopo 2 giorni rimossa. Deve essere stato veramente un colpo micidiale. Ma le motivazioni possono essere la Madonna al petto scoperto troppo. E questo petto prospiciente, ma soprattutto il bambino non è un bambino da rappresentare nudo a quell'età, cioè è un bambino troppo cresciuto da rappresentare completamente nudo. Allora probabilmente non si erano accorti, ma appena dopo 2 giorni, chissà, si pensa, tutte le critiche che sono arrivate alla confraternita, non si può appendere una cosa così, eh? È uno scandalo, eh? Vedere la Madonna così e vedere il bambino in quello stato. Tenete conto anche che probabilmente i palafrenieri non accettavano di vedere Sant'Anna come una vecchia con la pelle in carta pecorita e vestita di scuro, cioè volevano una, la loro protettrice un pochino più bella, un pochino più ieratica, un pochino più da santa in qualche modo, no? E quindi si pensa, sono tutte supposizioni queste, poi fatto sta che i palafrenieri hanno detto no, in San Pietro questa cosa non la vogliamo. Ora, queste possono essere le motivazioni per cui l'hanno spostata da una parte all'altra. Ma il perché viene spostata anche da Sant'Anna? Non potevano essere le stesse motivazioni, perché a un certo punto Caravaggio dice, vabbè, mi date 2 giorni di lavoro, vi copro il seno di Maria e mettiamo un perizoma al bambino, ecco, come è stata fatta in tante storie dell'arte, no? Quindi il motivo doveva essere molto più profondo e pesante. Ovviamente è la scelta per l'ennesima volta della modella. Dopo un po' ci si è accorti che quella era Lena, la grande prostituta. Allora non possiamo avere, cioè al posto di Maria mettere una prostituta, cioè non possiamo ottenere un quadro così in chiesa. Quindi in realtà la vera motivazione del primo spostamento è stato il fatto che si sono accorti man mano sempre di più di una donna che lavorava in pieno centro di Roma e quindi conosciutissima. Ma succede qualcosa e questo spiega lo spostamento anche da Sant'Anna. Che tra l'altro è conosciuta perché ha posato qui, ma va posato anche nella Madonna dei Pellegrini, quindi la conoscevano molto bene, ecco, diciamo così. Ma cosa succede? Succede un fatto: il 28 maggio del 1606 Caravaggio diventa un assassino. Infatti è il giorno dell'uccisione di di Ranuccio Tommasoni. Probabilmente in Sant'Anna poteva anche rimanere, in San Pietro no, ma a questo punto neanche in Sant'Anna si può tenere il quadro di un assassino, per di più cercato dal Papa, su cui pende una pena capitale, cioè chi lo prende, chi lo cattura può ucciderlo. Quindi ecco il vero motivo, è un assassino, non si può tenere in chiesa un quadro così, in chiesa ma non in casa. Il caro cardinal nepote Scipione Borghese dice: ah, adesso ti voglio io, in chiesa non si può ma in casa mia sì. Allora si compra, è un grande estimatore di arte e di Caravaggio, si compra per 100 scudi, era costato 70, per 100 scudi si compra il quadro e se lo mette in qualche modo nella sua bellissima e grande galleria di Villa Borghese.
Ed era in buona compagnia questo quadro, perché il giovanotto aveva intanto recuperato quadri di Federico Barocci, Cadel d'Arpino, il Cigoli, Domenichino, il Dosso Dossi, il Parmigianino, Raffaello, Tiziano, Veronese, Bernini. Ecco, era un grande estimatore d'arte e quindi non aspettava altro. Avrà detto: no, non si può tenere lì un quadro del genere. Datelo a me. Quindi ha fatto un favore, ha permesso alla confraternita di liberarsi di un quadro scandaloso e dall'altra di averlo nella propria galleria. Ecco, questa è la storia di questo dipinto. Ecco. E ancora una volta quello che dispiace è la fine, così questo colpo, l'ennesimo colpo durissimo che Caravaggio ha dovuto subire. Vi ricordate in questa carrellata che abbiamo fatto in questi mesi quante opere sono state commissionate da una parte e poi subito dall'altra fatte ritirare perché è un personaggio troppo avanti. Bene, allora, questo per quanto riguarda le nostre opere, siamo arrivati alla conclusione del nostro programma, e però vorrei concludere in due modi. La prima è in modo un po' originale, nel senso che noi abbiamo visto anche durante questi incontri quanti personaggi della storia sono stati influenzati dal Caravaggio. Nel primo incontro abbiamo parlato di Pasolini e adesso vi parlo brevemente, in modo così per concludere, di un regista. Un regista che ha amato molto Caravaggio, si chiama Martin Scorsese. E Martin Scorsese ha avuto negli anni 60-70 un amico. Vi ricordo che Caravaggio è nato in realtà dopo la grande mostra a Roma del 50, e grazie a Roberto Longhi. Poi tutto il mondo ha riconosciuto Caravaggio, però Caravaggio non è un pittore del 600 o del 500, è un pittore del 900, è nato nel 900, perché era stato sepolto ormai. Martin Scorsese scopre il Caravaggio e ne rimane folgorato. E lui scrive in un testo questo amore per il Caravaggio e lo usa come sottofondo all'ultima tentazione di Cristo. Vi leggo anche un suo capolavoro, è un quadro e vi leggo cosa scrive. Tutto questo, questa mia passione per il Caravaggio, si è estesa a un film molto più tardo, La tentazione di Cristo. Perché non potevamo far fare gli apostoli a gente che viveva per strada? Erano stati pescatori, Gesù era un falegname. Caravaggio prende la Vergine Maria e fa fare la Vergine Maria a una prostituta. È una donna, e la Vergine Maria è una donna. È scioccante, provocante, provocatorio. Non si giudica la persona, non si dà un giudizio sulla prostituta facendone la vergine, e questo è qualcosa di molto potente e pieno di compassione. Così, facendo l'ultima tentazione di Cristo, l'idea era che Gesù doveva essere Gesù Cristo sull'Ottava Avenue e sulla 49esima Street a New York, dove tanti anni prima avevamo girato Taxi Driver. Non era cambiato molto da allora, ora era un po' meglio, ma potevi comunque trovarti in un bordello per la maggior parte del tempo. Che posto era, specie alle 3 e alle 4 del mattino? Era lì che Gesù sarebbe andato, non sarebbe andato a bighellonare in Park Avenue a New York, sarebbe andato per strada con i tossici, del crack e con le puttane. L'idea era di fare Gesù come Caravaggio. Penso che sia una bella testimonianza. Di come Caravaggio continua a influenzare
artisti, scrittori. E quindi vuol dire che è un personaggio che continua a essere presente, a essere significativo, e penso anche per la teologia e per la spiritualità, è quello che si è cercato di presentare in questi nostri incontri. Secondo modo con cui volevo concludere era attraverso 6 minuti di un video, è un omaggio, ecco, che facciamo a Caravaggio, e lo facciamo di conseguenza a tutti voi che avete seguito questi incontri, ed è un video con tutti i quadri che abbiamo visto fino adesso, così ci facciamo una memoria, ecco, di questi mesi passati assieme. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire. Tongues of fire, purge the soul, make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. We'll be right back.
volevo ancora lanciarvi una slide sulla bibliografia, cioè chi volesse avvicinare il Caravaggio dal punto di vista cartaceo e non solo. Vi ho messo lì, se voi andate su IBS ad esempio, in computer, e digitate Caravaggio, la letteratura su Caravaggio è sterminata, è infinita. Qui ho solo riportato i testi che ho consultato io per fare questo lavoro in questi mesi, quindi sono anche qua, quindi chi volesse le può guardare. Ho messo sulla vita di Caravaggio, e ovviamente anche poi passa anche al commento delle opere. Penso che la biografia più bella nel senso scritta anche bene, ma anche diciamo completa, è quella di Andrew Graham Dixon, che ha dedicato 10 anni della sua vita allo studio di Caravaggio, e un Oscar Mondadori. Poi Luca Frigerio è più un commento spirituale all'opera di Caravaggio, a cui ho attinto molto, proprio dal lato più spirituale, teologico, un lavoro molto originale, e ultimamente non era più, probabilmente era in ristampa, mi sembra che ciò sia tornato, quindi Caravaggio, la luce delle tenebre, ancora, Luca Frigerio, e di Milano. Poi molto utili sono ad esempio i cataloghi delle mostre su Caravaggio, molto bello quello che è il catalogo della mostra al Quirinale, del Caravaggio al Quirinale, alle Scuderie di qualche anno fa. Questo è di capitale importanza, perché sono interventi brevi di tantissimi critici d'arte importanti. La verità di Caravaggio, Giuseppe Fornari, è un libro che mi ha un po' innervosito, perché l'ho letta un po' come un autocompiacimento dell'autore. Questo Fornari è un professore di filosofia, ma è talmente complicato nel modo che ha di porsi, cioè usa molti termini ridondanti, complicati, bisogna avere il dizionario per leggere, però alla fine dice qualcosa anche lì. Poi c'è questo libretto di Vittorio Sgarbi, io Sgarbi lo amo molto, perché è un grande artista, è un grande storico dell'arte, veramente è grandioso. E poi anche simpatico, dai, bisogna dirlo, è simpatico, è un po' fuori del coro. Comunque, anche a chi fosse antipatico Caravaggio, qui passa in rassegna le opere principali e fa una sua lettura particolare, molto bello tutto il discorso che fa sul parallelismo con Pierpaolo Pasolini e ad esempio sul fotografo Robert Capa, no? Che l'inventore della fotografia dell'istante, in qualche modo. Poi vi ho messo anche una sitografia, cioè se andate, cercate, lavorate in internet, si spara, lì c'è una miniera, cioè internet è una cosa impressionante, trovate tantissimo. Vi ho messo questi siti perché sul primo c'è, è curioso perché c'è un sito che è dedicato soltanto ai modelli di Caravaggio, cioè fa la storia dei modelli del Caravaggio, cioè tutti quei modelli, ragazzini, ragazzi, donne, prostitute, e cerca di andare a fondo chi sono, dove li ha presi, perché li ha presi, e poi dove compaiono, in quali opere. Proprio un sito dedicato a questo. Poi sono due siti in spagnolo, dove c'è un grande lavoro su alcune opere di Caravaggio, ad esempio La fuga in Egitto, sono due siti molto importanti. E poi l'ultimo, c'è un prete a Milano, che non mi ricordo neanche più come si chiama, parrocchia Milano, sì. Questo prete che da qualche anno fa le prediche della messa commentando opere d'arte, ha fatto questa scelta. Poi in parrocchia, non è che è per un pubblico, c'è tutto, da bambini e gli anziani, però e tutti queste prediche che ha fatto in questi anni sono conservate in c'è un sito che le raccoglie, quindi c'è anche molto Caravaggio. Chi volesse una lettura spirituale anche del Caravaggio può accedere a quello. Io ringrazio per questo lavoro, che vi assicuro che è stato un lavoro impegnativo, ma da parte di preparazione, ma
anzitutto di costruzione delle slide, Daniela si è messa lì di buon grado a prendersi i testi e a fare delle slide, quindi ringrazio veramente di cuore Daniela, poi bravissima in queste cose. Ringrazio Raffaele per questo lavoro finale che è stato un dono e poi anche per il fatto che sta facendo un lavoro immane di rilavorazione di questi pomeriggi perché poi ci lavora sopra per mettermi su YouTube. Quindi su YouTube stanno comparendo tutti i sabati. Potete accedervi o attraverso il nostro sito, quindi entrare prima nel nostro, poi da lì si rimanda a YouTube, oppure andare direttamente su YouTube, basta digitare La Luce delle Tenebre oppure Il Vangelo secondo Caravaggio e vi vengono fuori, siamo già a buon punto, no? Di caricamento. Siamo più o meno, comunque prima o poi arriveremo alla fine e avrete tutti gli incontri, quindi ringrazio. Ringrazio anche Patrizia perché quando c'era molta gente, si vede che è maggio adesso, però durante l'inverno si è allestita anche l'altra sala perché qualcuno ha seguito gli incontri nell'altra sala in teleconferenza, quindi lei ha curato quella parte lì. Una parola ultima per il prossimo anno, i sabati della Mater Unitatis continueranno. Adesso stiamo mettendo giù il programma del prossimo anno, comincio a darvi questa prima indicazione, verrà affidata, ecco non ci sarò io direttamente a tenerlo, ma abbiamo invitato Luisa Sesino. Luisa Sesino è una iconografa molto brava, molto preparata di Pinerolo, lei proprio è un'iconografa, fa le icone, e quindi ogni mese, come fosse quest'anno, ogni mese verrà presentata un'icona della tradizione ortodossa, ovviamente cristiana, possibilmente che abbia a che fare con il momento liturgico che sta vivendo, quindi l'Avvento, il Natale, la Pasqua, la Pentecoste, così. Quindi sei incontri, tolto il mese di dicembre e quello di Pasqua, e sempre di 2 ore, dalle 4 alle 6, e lei farà ovviamente una presentazione sia artistica, perché l'icona è comunque un'opera d'arte, ma soprattutto teologica spirituale, e lei ha una grande formazione anche, è un piacere sentirla perché è anche molto brillante e simpatica, ecco, quindi penso che sarà un bel percorso anche sull'arte. Va bene, a questo punto non ci resta che salutarci e augurarvi una buona estate. E per chi invece venisse a fare il viaggio a Roma sulle tracce di Caravaggio, perché adesso andiamo a vedere dal vivo tutte queste cose, partiremo il 30 mi sembra o il 29, il 30, e passeremo 4 giorni a Roma e siamo in circa 22-24 persone, c'è un bel gruppo di persone, giusto? No? Perfetto. E beh, questo interessa soltanto che c'è ancora posto, chi volesse aggiungersi, Paolo stamattina mi diceva che c'è ancora posto. Buon tutto, grazie.